Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Bene, questa sarà una trasmissione un po' putpuri, nel senso che parleremo di varie cose, però con un filo. Il filo che unirà le varie cose è la concezione del paganesimo politeista. Nella prima trasmissione abbiamo sentito Marco che ci chiedeva la relazione fra gli dèi e il mondo, cioè noi e gli dèi. Bene, Marco, come tutti, gli dèi pagani politeisti non sono qualcosa di assoluto, ma sono semplicemente degli enti, delle coscienze che si costruiscono e per costruirsi fanno le loro sfide, praticano la loro vita, praticano le loro determinazioni. Non hanno niente a che vedere col concetto cristiano del Dio. Cioè il Dio cristiano è solo un padrone che va ad ammazzare la gente, che fa quello che vuole, il mondo lo ha fatto lui, il mondo gli appartiene e non gliene frega niente di nessuno. Gli dèi del paganesimo sono entità, sono esseri che si costruiscono, che si trasformano, che divengono in un continuo, sempre in continuazione. E per divenire devono costruire la loro coscienza, la loro consapevolezza, il loro sapere. Devono partecipare a quella che è la loro vita. Ma se parliamo degli dèi in quanto giganteschi, dobbiamo parlare anche dei piccoli dèi che noi consideriamo piccoli. Perché? Perché siamo educati dal cristianesimo, come sono gli insetti, come sono i virus, come sono i batteri. E degli immensi dei, come può essere la Terra, come può essere il Sole. Bene, per riuscire a farvi capire questo concetto, oggi vi leggerò l'inno orfico dedicato a Natura. Oltre all'inno orfico dedicato a Natura, vi leggerò il mio commento, quel commento che è stato messo sui gruppi di discussione del paganesimo politeista e che è stato messo anche su alcuni siti. Non ricordo esattamente quale sito è stato messo questo inno orfico, ma penso che sia il sito su Digilander Barba 3. Lo trovate là. Vi ricordo che non rispondo alle telefonate fino a fine trasmissione, anche se non ho in questo momento staccato i telefoni. Inno orfico, profumo di natura. Vi ricordo che gli orfici sono molto tardi, appartengono al secondo o terzo secolo d.C. e sono l'ultima barriera che i neoplatonici alzano contro i cristiani che stanno devastando la vita. O natura, dea madre di tutto, madre dalle molte risorse, operosa, augusta, demone, che molto costruisci, signora, domatrice di tutto il mondo, indomita, timoniera, tutto splendente, onnipotente, sempre onorata, demone superiore a tutti, imperitura, primigenia, celebrata, donna gloria imperitura, notturna, dalle molte costellazioni, portatrice di luce difficile a contenere, che con talloni volge senza rumore l'orma dei piedi, santa, fra i numi ordinatrice e fine infinito, comune a tutti, tu sola, non partecipi di nessuno, padre di te stessa, senza padre virtù gloriosa, grandissima, fiorente, intreccio amicizia complessa, valente, guida regolatrice, portatrice di vita, fanciulla che tutto nutri, autosufficiente, giustizia, fra le grazie e persuasione dei molti nomi, custode dell'etere, della terra e del mare, amara hai da poco, ma dolce a chi ti obbedisce, di tutto sapiente, tutto doni,
ti prendi cura di tutto sovrana, generosa nutrice opulente e dissolutrice di ciò che è maturato. Tu di tutto, padre, madre, nutrice e allevatrice, acceleri beati, beata, ricca di semi, impulso delle stagioni, aiuti tutte le arti, plasmatrice, molto costruisci, demone marino, eterna, che produci il movimento, esperta, molto accorta, che con turbine perenne volgi la corrente veloce, del tutto liquida, circolare, che continuamente ti trasformi, dal bel trono, onorata, che sola compi ciò che è stato deciso, fra coloro che portano lo scettro in alto, la più potente cupa tonante, intrepida, che tutto domi, sorte destinata, aspirante fuoco, vita eterna e provvidenza immortale. Tutte sono tue, tutte le cose sono tue. Tu solo infatti tutte queste cose produci, ma Dea ti supplico, nelle stagioni felici, di portare pace, salute e incremento di tutte le cose. L'Inorfico è tratto da Inni Orfici, edizione Lorenzo Valla, traduzione Gabriella Ricciardelli. In questo inno l'essere natura è visto nell'insieme, sia come trasformazioni interne, sia come relazione fra se stessa e il mondo che la circonda, sia esso l'etere, la terra o il mare. L'essere natura è visto come un ribollire di vita e di trasformazioni, di germinazioni e di condizioni attraverso le quali si forgiano le coscienze di sé. È vista come una coscienza dell'insieme in cui le sue parti sono coscienze di sé. È il discorso che facemmo sul concetto di generare, è sulla consapevolezza delle parti di un corpo fisico che pur agendo per se stesse e in funzione delle tensioni che da dentro di loro si esprimono verso l'esterno sorreggendo anche una coscienza complessiva che definisco me stesso. Così è l'essere natura, una coscienza dell'insieme degli esseri viventi, persistenti e riproducenti in ambito fisico, che sulla terra costruiscono il loro divenire nell'eternità dei mutamenti. La coscienza di sé natura che si costruisce attraverso la costruzione di condizioni nelle quali milioni di altri esseri costruiscono il loro percorso per diventare dei, dei essi stessi. Ora, adesso, mentre si stanno costruendo, non c'è aggettivo che venga risparmiato per definire questo daimon, è il suo potere di essere che si proietta nell'infinito dei mutamenti. Madre di tutto sta a significare che, data la presenza di quella coscienza, di quel daimon, io che parlo e riconosco gli esseri di tutte le specie uguali a me nel circostante, riconosco come questo esista perché esiste quel daimon che sprigiona quelle tensioni e manifesta quell'intento che si trasferisce in ognuno dei suoi figli. Nessun essere della natura è superiore all'essere natura. Per questo motivo noi, che cantiamo le lodi e le determinazioni, possiamo parlare dell'essere natura come operosa, augusta, divino, che molto costruisci. Signora dominatrice, indomita, timoniera, tutta splendente, onnipotente, sempre onorata, daimon superiore a tutti i daimon che da te germinano, imperitura, primigenia, celebrata dai gloria ai tuoi figli, quando si trasformano in dei, notturna, dalle molte costellazioni, portatrice di luce, comune a tutti, comune a tutti i germinati nel tuo seno, aiuti tutti ma non parteggi per nessuno. Dell'essere natura, giustamente gli neorfici, in una contraddizione apparente, padre di te stessa senza padre, e continuano con gli aggettivi dell'ammirazione che ne fa il veggente per aver avuto la propria occasione di trasformarsi in Dio. Sì, perché il segreto è tutto qui. Chi scrive gli Inni Orfici è il veggente che ha scoperto che nascendo nell'essere natura e riconoscendo se stesso ha avuto la possibilità di iniziare il proprio cammino nell'eternità dei mutamenti. Così il suo sentire è in armonia con l'essere natura, vibra all'unisono con essa e ad essa apporta la disciplina che ha coltivato
per diventare un essere umano che trasforma la morte del corpo fisico in nascita di un corpo luminoso. Scusate. Questo non va molto bene oggi, con il microfono. Dunque, allora dove eravamo rimasti? Sì. Ed è un veggente che ricorda i propri momenti vissuti all'interno dell'essere natura, i momenti delle relazioni che non raccontano episodi, ma vengono riassunti dagli aggettivi che si sprigionano dal suo cuore. Il veggente ricorda se stesso, le proprie sfide e le proprie scelte nell'ambito dell'essere natura. Così parla del proprio vissuto e del sentimento col quale ha riempito il suo cuore, chiamando l'essere natura fiorente, intreccio, amicizia, complessa, valente, guida regolatrice, portatrice di vita, fanciulla che tutto nutri, autosufficiente, giustizia, fra le grazie e persuasione dai molti nomi. Il veggente individua la relazione magica dell'essere natura, la sua azione di regolatore fra le grandi coscienze di sé e le grandi consapevolezze, Zeus, Rea e Poseidone, l'etere, l'essere terra e l'essere mare, e individua la direzione nella quale gli esseri costruiscono il loro diventare dei, amara ai da poco, ma dolce a chi ti obbedisce, a cui segue le proprie determinazioni. Ed è l'essere natura che cura se stessa, prendendosi cura di tutte le sue parti, di tutto sapiente, tutto doni, ti prendi cura di tutto sovrana, generosa, nutrice, opulenta. Solo che il veggente scorge un'altra azione dell'essere natura. Ella porta il tutto a maturazione, perché questo la costruisce, ma non conserva. Una volta maturate le coscienze dentro di sé, l'essere natura se ne sbarazza. Così il veggente scopre che l'essere natura si nutre delle tensioni della conoscenza che le coscienze di sé costruiscono nel crescere. Ella diviene attraverso la costruzione di ogni singolo, ma lascia al singolo gli sforzi che costui fece per crescere, gli lascia la possibilità di continuare nell'eternità dei mutamenti, gli lascia la possibilità di diventare un dio, un daimon. Ed ecco il veggente che riesce a trascendere da se stesso, non identifica più l'essere natura con il proprio sesso, ma la chiama per la funzione, unendo vari appellativi che compongono un insieme che deve riuscire a trasmetterci l'idea divina dell'essere natura e delle sue azioni, padre, madre, nutrice, allevatrice, acceleri i parti, beata, ricca di semi, impulso delle stagioni, aiuti tutte le arti, plasmatrice, molto costruisce, daimon, veloce, del tutto liquida, circolare, daimon marino, scusate, eterna, produttrice di movimenti, esperta, accorta, che con turbine perenne avvolge le correnti veloci, del tutto liquida, circolare, che continuamente ti trasformi dal bel trono onorata, che sola compi ciò che è stato deciso, intrepida, che tutto domi, sorte destinata, spirante fuoco, vita eterna e provvidenza immortale. Non poteva essere descritta meglio l'essere natura. In questa descrizione troviamo Giunone, Lucina, Giunone e Dera, Mater Matuta e Bona Dea, Iside e Demetra, Estia e Astarte, Mefite e Vesta. Però troviamo anche Zeus, Cronos, Iperione, Helios, Ares, Apollo, troviamo Ercole, Prometeo e tutti i figli di Urano stellato. In fondo, l'essere natura è tutti loro, e tutti loro trasferisce dentro di noi. Ti invochiamo affinché ci siano stagioni felici. In caso contrario, noi siamo pronti. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. E questa è visione dell'essere natura come lettura e interpretazione degli inni orfici, è una parte integrante del paganesimo. Quello che vi ho tentato di spiegarvi anche nella prima trasmissione è che la parola paganesimo, se chi la pronuncia non la riempie di significato, quella parola non ha nessun senso. Dunque è necessario dire che siamo pagani, ma non semplicemente affermarlo. E vista questa visione della natura che noi stiamo sviluppando, voglio farvi un paragone con Graham Harvey, I credenti della nuova era.
e per i credenti della nuova era vi leggerò un pezzetto per capire la differenza della visione che c'è dell'essere natura fra noi come pagani politeisti e chi ha scritto questo libro, I credenti della nuova era, nel 1997. Il paganesimo ha guardato spesso, ha guadagnato molto dalle tecniche sciamaniche. Spesso, quando i pagani definiscono qualche cosa come sciamanico, vogliono dire che è spontaneo, energetico, potente, ispiratore. Due tipi di eventi in particolare vengono indicati in questo modo. Il primo è rappresentato dalle sessioni percussive con i tamburi all'aperto nei boschi, o come momento culminante di una conferenza o celebrazione al chiuso. Chiunque abbia uno strumento si unisce collegandosi al ritmo di uno o più suonatori, provetti, altri danzano, battono le mani, cantano e comunque partecipano all'evento. Partecipa all'evento per far salire l'energia. Si tratta certamente di una via per indurre l'estasi e alterare la coscienza. Può essere più di un semplice saluto. Al termine di un'intensa giornata passata a imparare, celebrare ed entrare in relazione con gli altri e presentarsi per esempio come parte integrante di celebrazioni festive o di azioni dirette contro la costruzione di autostrade, in questo contesto può essere usato per mutare nelle persone la consapevolezza del luogo e del tempo e aiutarle a mettersi in contatto con gli spiriti del luogo o con le altre entità non umane che si ritiene possono essere nei paraggi. Ebbene, ciò che Graham dimentica è esattamente questo. Quando si fa un rito, quando si fanno delle conferenze, quando si fanno delle azioni nella vita quotidiana, si rappresenta ciò che si è costruito. Cioè, il pagano politeista è ciò che è perché ha accumulato una tale quantità di sfide nella vita da rappresentare ciò che egli è. Non è che si presenta al rito così per caso, ma si presenta per ciò che egli è. E per ciò che egli è, il pagano politeista fa il suo rito, partecipa a quelle che sono le sue manifestazioni, ma porta quello che egli ha costruito fra una manifestazione e un'altra, un rito e un altro, o una conferenza e un'altra. Se il pagano politeista non porta se stesso, nel frattempo non si è trasformato, non si è costruito, non porta assolutamente niente. E allora la visione dell'essere natura, che è la visione dei credenti della nuova era, è quella di un essere della natura da proteggere, dove le tecniche sciamaniche praticate dai singoli individui non sono più la trasformazione di loro stessi, ma sono invece la rappresentazione del loro essere persone vuote. E sono persone vuote non solo perché non si sono trasformate fra una conferenza e l'altra e un rito e un altro, ma sono persone vuote perché non hanno vissuto la realtà oggettiva della vita nella società in cui sono nati. La vita sociale è importantissima, è fondamentale, cioè noi non possiamo assolutamente permetterci di ignorare quella che è la vita sociale. E vorrei farvi un esempio affinché siate consapevoli di questo. Vi leggerò due inni orfici relativi a due divinità. Una è giustizia e l'altra è rettitudine. Non vi leggerò i commenti a questi inni orfici, i commenti li trovate in internet nei gruppi paganesimo su Yahoo. Perché vi dico questo?
perché gli neofiti vengono presentati sui gruppi di discussione. E sia giustizia che rettitudine li ho appena postati sul gruppo di discussione Paganesimo, Liberazione Pagana, Paganitas, Filosofia, cioè su tutta una serie di gruppi che noi usiamo per diffondere quello che è il pensiero pagano. Però anche se ve lo leggo semplicemente e soltanto dagli inni orfici di Gabriella Ricciardelli, della edito edizione Valla, riuscite a capire che se noi non riusciamo a praticare giustizia nel sistema sociale o rettitudine, noi non siamo niente, non possiamo dirci pagani. Cioè il paganesimo assume un'altra valenza, cioè il termine pagano sta a significare cose diverse. Bene, vi leggerò giustizia. Canto l'occhio di giustizia, che tutto vede dalle belle forme, che siede presso il sacro trono di Zeus sovrano, osservando dal cielo la vita dei mortali dalle molte stirpi, piombando giusta, vendicatrice sugli ingiusti, con equità, conducendo alla verità cose dissimili. Infatti, tutto ciò che è difficile da giudicare è condotto con cattive intenzioni dai mortali e con disegni ingiusti vogliono il di più. Solo avanzando risvegli la giustizia contro gli ingiusti. Nemica degli ingiusti, propizia, ti unisci ai giusti. Madea, vieni giusta alle buone intenzioni, sempre finché giunga il giorno della vita segnato dal destino. Pertanto giustizia viene invocata, giustizia viene evocata, giustizia viene imposta. Se i singoli esseri umani non sanno imporre la giustizia nei loro sistemi sociali, bene, non sono pagani, sono qualcos'altro, ma non pagani. Ora capisco che il paganesimo possa essere riempito di cose diverse, ma questo è un esempio del tardo paganesimo, cioè sto parlando dei neoplatonici del terzo secolo, addirittura a Roma con Fides eravamo ancora oltre a questo, E vi parlerò profumo di rettitudine, la rettitudine, sempre da I Neorfici di Gabriella Ricciardelli, edizione Lorenzo Valla. O la più giusta per i mortali, molto felice, desiderabile, che con equità sempre ti rallegri degli uomini giusti, onorata da tutti, dal felice destino, rettitudine molto gloriosa, che sempre giudichi con puri pensieri ciò che bisogna, sempre indistruttibile nella coscienza, infatti distruggi tutti, quanti non sono venuti sotto il tuo giogo, ma che a proprio vantaggio, con i pesanti piatti della bilancia, inclinano lateralmente per ingordigia, estranea alle fazioni, amica di tutti, amanti delle feste, amabile, ti rallegri della pace, ricerchi la vita sicura, sempre infatti detesti il di più, mentre giuisci dell'equità, in te infatti la virtù della saggezza trafigge un buon fine e raggiunge un buon fine. Ascolta, Dea, e giustamente distruggi la malvagità dei mortali, affinché viaggi sempre con equilibrio la vita buona degli uomini mortali che mangiano il frutto della terra e di tutti gli animali, quanti ne nutre nelle viscere, la Dea Madre Terra e Zeus Marino che sta nel Pelago. Bene, questa è rettitudine, e il fatto di manifestare rettitudine è la capacità dell'essere umano di manifestare nella sua vita l'impeccabilità. Pertanto non si può costruire un paganesimo diverso da ciò che è la vita degli uomini, non si può separare ciò che siamo da dove viviamo, assolutamente. Se qualcuno vi parlerà di separare, di una natura da salvare, di una terra da salvare, di una vita separata dalla società degli uomini, beh, definitelo come volete, ma in ogni caso non è un pagano. Bene, e passiamo a qualcun altro. Non è un pagano. E allora che cos'è? Io ho qui sotto mano Storia criminale del cristianesimo.
e ho sotto mano un bellissimo capitolo che andrò avanti a leggere anche un bel pochetto. Ed è Il movimento per la proprietà e l'inizio della deriva. Il cristianesimo che si impone. Cosa vuole il cristianesimo? Quali sono i principi del cristianesimo? Questo capitolo tratta un pezzo a parte, particolare. In pratica parla del denaro e dell'accumulazione del denaro. Questo è Storia criminale del cristianesimo di Karl Heinz Deschler, terzo volume. Un modello assai istruttivo è Paolo, tanto spesso antagonista del Gesù sinottico, essendo l'iniziatore di dottrine del tutto inedite, della dottrina della redenzione, del peccato originale, della predestinazione. Paolo è l'uomo col quale irrompono nel cristianesimo, oltre all'ascesi, il disprezzo per la donna, la diffamazione del matrimonio, nonché la prassi radicalmente diversa dell'enunciazione religiosa, quella della schiumante intolleranza. Questo Paolo, anche riguardo a povertà e ricchezza, la pensa già del tutto diversamente. Anche lui è vero, propagando il comandamento dell'amore verso il prossimo, equiparando la bramosia del denaro alla idolatria, e tuttavia mancano in lui i durissimi attacchi di Gesù contro la ricchezza. Vi ricordo che mentre Gesù nei Vangeli, come è descritto dagli evangelisti, si aspettava la fine del mondo da un momento all'altro e che lui veniva dalle nuvole a destra del Padre, Paolo invece si è accorto che non ci sarebbe stata nessuna fine del mondo. Pertanto le posizioni divergono, perché in realtà quello che hanno scritto gli evangelisti, o quelli che sono spacciati per evangelisti, era una buffonata. E allora Paolo cosa fa? Rielabora il tutto per fregare le persone. Paolo giudica positivamente la proprietà in quanto tale e non vuole vedere il cristiano, amore fraterno, spinto oltre misura al punto che il donatore cade lui stesso nel bisogno, già che non converrà cercare uno sgravio agli altri, ma a voi stessi un aggravio, il che suona ora davvero totalmente diverso che in Gesù. E mentre il maestro addita gli uccelli del cielo che non seminano, non raccolgono e tuttavia vivono, gli scritti paolini insegnano a cercare l'onore nel condurre una vita tranquilla, a curarvi dei vostri affari e a guadagnarvi il vostro pane col lavoro delle vostre mani. Espressamente poi si decreta: se uno non vuole lavorare, allora non dovrà neppure mangiare. E mentre Gesù comandava i suoi discepoli di annunciare il Vangelo senza monete né bisaccia, mentre gli accorda solo un bastone da viandante e i sandali, proibendo loro, in Marco, Matteo e Luca, anche aste e scarpe, Paolo concede agli arardi del Vangelo di accettare denaro, giungendo perfino ad infervorarsi per questa causa, anche se non sempre lo fa nel proprio interesse. Sorprende tuttavia quanto spesso Paolo insista su questo punto. Chi viene istruito nella parola di Dio faccia partecipare il suo maestro a tutti i suoi beni. Non abbiamo forse il diritto di rivendicare per noi cibi e bevande? Nella legge mosaica sta scritto: non chiudere la bocca al bue che pascola. Ogni qualvolta noi abbiamo seminato cose spirituali per voi, c'è qualche cosa di strano se raccogliamo per voi dei beni terreni? È dunque a questo principio che il clero cristiano si è attenuto. È questo che ha agito e rigirato senza annacquarlo, come invece ha fatto con i radicali cambiamenti di Gesù. Anche nelle sue comunità Paolo non riferisce traccia di comunione di beni, bensì che i suoi membri mangino e consumino di quanto dispongono, stando magari attenti a non essere divorati gli uni dagli altri. Praticamente il cristianesimo è solo ed esclusivamente una questione di denaro. Denaro e potere con cui sottomettere gli esseri umani.
Nel cristianesimo non abbiamo principi religiosi, nel cristianesimo non abbiamo sentimento religioso. I cristiani non sono legati al mondo che li circonda, non hanno apprezzamento per il mondo in cui vive, hanno apprezzamento soltanto per chi li ha creati a loro immagine e somiglianza, e a loro immagine e somiglianza stanno saccheggiando il mondo. Pertanto per un cristiano fare soldi è normale, cioè è un modo con cui imporre la propria religiosità col terrore sugli esseri umani. Se voi notate tutte quante le sentenze dei tribunali contro i diversi, cioè contro le persone che non erano cristiane, questi tribunali avevano un fine ben preciso, cioè quello di impedire a queste persone di avere beni o avere ricchezze, e attraverso i beni e le ricchezze trasferire quanto erano e quanto facevano ad altre persone, ai loro figli. C'era un tentativo di saccheggiare e di spezzare quella che era la linea della vita affinché costringere le persone in ginocchio. Ebbene, questo modo di fare, questo modo di essere, è un modo di fare, è un modo di essere dettato dal Dio dei cristiani e dai suoi santi. Perché? Perché era necessario distruggere e annientare la vita, perché solo distruggendo e annientando la vita si poteva in qualche modo prenderne il possesso. E questo è ciò che hanno fatto i cristiani nei confronti delle persone. Le persone hanno annientato, sono state annientate, distrutte, saccheggiate dall'attività criminale del cristianesimo. Tant'è che per quanto riguarda questi neofiti, ma anche non solo per gli neofiti, anche per quanto riguarda quello che è lo stoicismo, Seneca come stoico, bene, i cristiani per stuprare gli stoici e rubare agli stoici le loro idee, tanto i Vangeli sono solo una porcheria, cioè veramente una cosa assolutamente infame, hanno fatto circolare per secoli delle false lettere di corrispondenza fra Seneca e Paolo. Paolo, il profeta, uno dei profeti dei cristiani, è un perfetto idiota, è un cretino, è solo un ladruncolo da strada, un miserabile, un vigliacco, un sporco. Bene, come si poteva far passare questo ladruncolo da strada, sporco, vigliacco, farabutto, dandogli un minimo di dignità culturale, con un falso carteggio costruito apposta con Seneca? Perché Paolo, un imbecille, ignorante, stupido, cretino, lui aveva discusso col grande Seneca. Non che Seneca fosse sto granché, è un filosofo buono appena appena per i cioccolatini della Perugina, come dice quel film. Però, nonostante questo, Seneca, davanti a gente come Gesù di Nazareth, come gli evangelisti, come Paolo, come i cristiani, come Tertulliano, Seneca resta un gigante. Perché? Perché è capace di esprimere quello che è la storia accumulata da tutto lo stoicismo nel corso dei secoli. Mentre Paolo, Tertulliano, gli evangelisti sono dei perfetti cretini. Ma cretini, non solo cretini per la bassezza e la miseria del loro pensiero, ma cretini per la criminalità che stanno costruendo all'interno della vita degli esseri umani. E allora, per fare in modo che questo cretino, imbecille, stupido, ignorante, e non penso che ce ne siano altri, anche perché questa storia criminale del cristianesimo di Drexler, che è arrivata al terzo volume, effettivamente sta mettendo in luce come addirittura sia stato falsificato l'intero Vangelo di Matteo, perché Matteo non lo poteva semplicemente scrivere, e sono stati falsificati un sacco di testi giudaici dagli ebrei, e sono stati falsificati un sacco di testi dai cristiani, perché esiste una scienza che si chiama filologia romana, filologia,
e la filologia romanza è quella latina. Comunque la filologia stabilisce esattamente, riesce a stabilire quando e in che epoca storica si può usare un termine e non lo si può usare prima di quell'epoca storica. Pertanto trovare i falsi oggi come oggi è abbastanza semplice, come è abbastanza semplice trovare le parole false in mezzo dei testi che appaiono originali. Ebbene, tutto quello che è stato scritto nei Vangeli non è stato scritto soltanto per distruggere gli esseri umani, ma è stato anche falsificato progressivamente nel corso di secoli per adattarlo alle necessità della Chiesa Cattolica di stuprare i bambini. Questo concetto di stuprare i bambini è un concetto fondamentale in quello che noi stiamo facendo. Perché è fondamentale? Perché dalla merula, cioè il momento stesso in cui lo spermatozoo entra nell'ovulo, si costruisce una situazione emozionale in quell'essere che riconosce se stesso diverso dal circostante, che va via via progressivamente acuendo la propria capacità emozionale. Riconosce se stesso un Dio e in quanto Dio tenta di diventare eterno. Ebbene, da quel momento esiste la trasformazione emozionale dell'essere. Trasformazione emozionale che avviene inizialmente nella pancia della madre, ma che continua nei primissimi anni di vita. Tant'è che, data una base strutturale di partenza dell'individuo che nasce dalla vagina della propria madre nel sistema sociale, bene, da quel momento inizia tutto un processo di fenomeni, risposte ai fenomeni, adattamento ai fenomeni, per cui la sua struttura emozionale viene a modificarsi. Bene, la struttura emozionale di quell'essere, di quell'individuo che nasce nel sistema sociale, viene ad adattarsi a un sistema sociale di merda che ha al suo centro il macellaio di Sodoma e Gomorra e ha al suo centro la necessità di sottomettere quel nuovo individuo a delle verità rivelate. Pertanto inizia tutto quel processo di distruzione dell'individuo che ha radici storiche, cioè il comportamento del padre è il comportamento del padre del padre del padre e del padre di mio padre. Il comportamento della madre è il comportamento della madre della madre della madre, che viene via via a stratificarsi e a colpire quella che è la struttura emozionale della persona. E il cristianesimo ha un solo intento, lo stupro del bambino. E quando uso il termine stupro del bambino, intendo che il cristianesimo, come il cattolicesimo, come l'induismo, come l'ebraismo, come tutte le religioni rivelate, hanno un solo scopo: costringere i bambini in ginocchio per sottometterli al macellaio di Sodoma e Gomorra. Questa è l'unica cosa che esiste. Appropriandosi degli individui, gli individui diventano incapaci semplicemente di leggersi una frase e di collocare quella frase nell'oggettività in cui quella frase è detta. La manipolazione della struttura emotiva porta l'individuo a essere inconsapevole, a non riuscire a capire in che mondo vive e in che mondo si sta muovendo. Fate un po' voi il risultato di tutto questo. Detto questo, io mi riprendo un paio di articoli, no? Alcuni articoli che sono avvenuti ultimamente, prima di dare via le telefonate, in cui ormai negli Stati Uniti chiamare la Chiesa Cattolica sinonimo di stupro di bambini è diventata una cosa normale. Certo, noi ci siamo fatti un bel mazzo. Noi dai microfoni di Radio Gamma 5, grazie a delle persone, ci siamo fatti un bel mazzo per riuscire a far comprendere come e il piacere della vita fosse preponderante rispetto all'orrore che il cristianesimo andava via via seminando fra gli uomini. Ebbene, questo è il risultato del cristianesimo. I dati del rapporto ONU: per oltre 8 milioni
condizioni drammatiche, e sto parlando dei bambini, dalla prostituzione alla guerra. L'esercito di bambini schiavi nel mondo, 246 milioni di minori sfruttati sul lavoro. Dovrebbero andare a scuola, dovrebbero giocare, fantasticare, perdere tempo, e invece sono lì, piegati sui banchi da lavoro, quando non costretti a prostituirsi o a fare la guerra. Bambini che non sono più bambini, perché non sono più bambini, che fanno gli operai o peggio ancora gli schiavi. Nel mondo ce ne sono 246 milioni, considerata la fascia d'età 5-17 anni, 1 su 6, 246 milioni. Il cattolicesimo è riuscito a trasformare l'umanità in un campo di sterminio. Questo è il cristianesimo. Questo è ciò che fanno i missionari: trafficare in schiavi, stuprare bambini, comperare e vendere donne. Questo fanno i missionari cattolici in giro per il mondo. Sono una banda di criminali e di assassini. Ebbene, siccome questi criminali e questi assassini non ce li abbiamo sott'occhio, facciamo finta di non vederli. Facciamo finta di non vedere le loro azioni. Ma noi, che cuore abbiamo? Se avessimo un cuore. Ma pensate a come ci è stata ridotta la struttura emozionale dell'individuo, che non riesce a vedere i grandi fatti della vita, le grandi strutture della vita riportata nella sua quotidianità. Così passa per strada a Padova, a Venezia, a Vicenza, il missionario, e nessuno gli sputa in muso. Può stuprare bambini, può costruire morte, orrore, trafficare in schiavi, spacciare eroina, perché questo è il cattolicesimo e nessuno gli sputa in muso. I beati costruttori di pace sono una banda di assassini, adorano il macellaio di Sodoma e Gomorra, vanno a tentare di distruggere paesi e nessuno gli sputa in faccia. Perché? Perché in fondo non gli conviene a nessuno sputare in faccia. Sono elettori, sono consumatori di beni. Come mi diceva il mio istruttore della Ricco che faceva fotocopiatori, mi diceva: ragazzi, se dobbiamo vendere fotocopiatrici, diventiamo tutti New Global. Se vogliamo vendere fotocopiatrici, diventiamo tutti poliziotti. Se vogliamo vendere fotocopiatrici, diventiamo tutti di qua o di là. A noi ci interessa vendere fotocopiatrici. Bene, con questo concetto, ci interessa vendere fotocopiatrici, che in realtà ci interessa fare gli affari nostri e gli altri crepino pure, come se il crepare non fossero affari nostri. I missionari cattolici stanno devastando l'umanità. 049 700 700 049 700 838, per chi ha voglia di chiamare. Sapete che non è che mi offendo, anzi. Excalibur, pronto? Dimmi, ciao. Veloce. Chissà che domandiamo quando chiese mai tolto che se gli artigiani, i commercianti, industriali, non anzi che siamo contadini, domandiamo la condivisione. E siccome che Zeschei l'assenza dei beni, allora si domanda la condivisione, se ha diritto a condivisione. Quando si tratta di beni invece, allora il contadino, quando gli ha o due, tre campi o quattro, secondo la distribuzione della società, lui quando si va a vivere non lo corre più, e se cade più c'è un furto. Dunque è il discorso che mi godi fra lei, e se ho chiesto la condivisione non avete mai stato, lei mi ha passato a matto, mi ha passato in zio, mi ha passato tutto, e come tutti i disgrazi del cristianesimo, solo perché non ho costretto, non ho fatto a mio padre, non ho dato l'arma a mio padre di dire no, dovete condividere con vostro fratello. E mi mega passa solo come un ruolo.
appunto perché l'autorità c'era, ma mia usa, gli ero in fradianza e pensavo di fare benevolenza perché io ho il premio, gli dice mi ha la cordea. Questo è il discorso che fa la, il cristianesimo, questo è il discorso che ha fatto il mio padre prete. Ok. Ciao, grazie. Ciao, ciao. No, il discorso di Alessandro sembra buttato là, in realtà è già intelligente. Ricordatevi che questo paese va avanti con le carte bollate e con le certificazioni dei notai. Riuscite a farne, fatene anche voi. Pronto? Ciao ragazzo. Non te ne frega neanche del mio. Ah? Non te ne frega neanche del mio? No? Beh, grande, grande. Scusa, passa, parla per telefono che non sente un... Posso salire perché mi fischia. Gne, Taupi, senti io per caso quel discorso là che si aveva dita delle email che te aveva mandato il giornalista? No, non mi ha più dito niente. Ieri prima che su che altra radio, ieri devo fare appunto una trasmissione su pedofilia. E ora che ne era io, con chi era devo fare il dibattito? Con chi? Con prete. ma chi se vergogna, amore? Devi verificarti anche tu le tue cose, no? No, ho capito. Devi verificarti anche tu le tue cose, capito? Abbastanza. Cioè, così è. Sì, è proprio una roba. Vedi, qui in radio girano un po' tutte le persone, di tutte le tendenze politiche, capito? Cioè, arriva il Nazi Skin, come arriva il comunista, come arriva il rivoluzionario, come arriva... E le persone purtroppo non vanno giudicate solo da quello che hanno nella testa come rappresentazione, ma vanno giudicate anche da quello che sono, cioè da come si comportano. E purtroppo quello che si comportano lo vediamo, insomma. Sì, sì, ma mi parli... Da capire cosa intendevi? Sì, 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 sì. Che il disea... Ero sto prete su sto dibattito, prima disea che... Cosa ho avuto dei preti? Non lì è una roba come che nei pedofili sulla nostra categoria, come che ne sui falegnami, sugli avvocati, su qualsiasi. Peccato che li fanno solo loro, cioè loro li costruiscono, capito? Che dopo cambiano mestiere è un altro discorso. Dopo quando che telefoni a qualche ascoltatore per darghe sul NAS, gli censurava subito. Beh, ovvio. Per cui non ti fa illusione che mi possa scrivere. Eh? Non ti fa illusione che mi possa scrivere. Vabbè, te sai, come si dice, se aveva creato una condizione? Certo, certo. Te sai, voleva dire che non era mai il discorso che ti ha fatto sulle mille liste del 1982? Lo farò anche qui in radio un giorno o l'altro. Non era mai. Vabbè, ok, stai bene. Ciao. Il discorso del 1982, ho dovuto spiegare un po' la fine del mondo, Pronto? Ciao, dimmi. Ascolta, ti voglio dare una buona notizia. Sì. Dunque, se uno vuol credere, crede, ognuno, perché mi sono fatto la mia deduzione a quanto riguarda, perché sono un po' mistico, capito? Dunque, Nostradamus aveva predetto che nel 2000 la Chiesa Cattolica doveva fallire. Punto. Poi, siccome deduco dal fatto che tramite il calendario azzeco o maya che sia, siamo indietro di 12 anni, sì, automaticamente, siccome siamo nel 2002, dunque ancora 8 anni durerà il cattolicesimo. Allora, tu conosci Nostradamus? Ce l'ho sotto la mano qui, c'è un libro, un libro che è al limite. Sì, dimmi. Mi trovi questa. 3 bientosto annichiliti, 27 anni durerà la sua guerra. Te la ricordi? No. Questa è l'unica citazione... Che passo è questo? Questa è l'unica citazione di Nostradamus. No, c'è un'altra, ma è irrilevante, dell'Anticristo. Sì. E cosa dice? Dimmelo tu, perché io non ce l'ho sotto mano il libro. Neanch'io ce l'ho, stavo recitando a memoria, ma non me la posso è questa qua, che lui aveva predetto che nel 2000 il cattolicesimo era finito. Il Papa, lui dice così, che nel 2000 la Chiesa finirà di esistere, cioè il cristianesimo finirà di esistere. Siccome per i cattolici adesso siamo nel 2002,
secondo la loro tesi, sarebbe già finito e quindi Nostradamus avrebbe già fallito. E invece no, perché siccome i cattolici hanno modificato due volte il calendario e hanno sempre sbagliato, non si sono basati sul calendario azzeco o maya che sia, e quindi fra 8 anni loro se la pigliano in culo. Quindi siamo sulla retta via, sì, va bene. Perché è così e basta. Infatti comunque... i preti pedofili, e poi ti dico anche che Nostradamus aveva predetto che nel Veneto ci sarà un anticristo, mi sa tanto che sei proprio magari, tu magari nato fra Verona e Vicenza, bravo, guardati quel passo lì. 20 anni fa io l'ho studiato Nostradamus, ecco. Lo sapevo quasi a memoria, per cui me lo siamo perdere. Quindi chi creda creda, chi non crede se la mangia. Io tengo la mia tesi e credo a queste cose, me le tengo caramente, perché sai qual è, m'hanno spaccati i maroni sti preti, oh. Beh, sai qual è il vero problema? È che Nostradamus, devi prendere soltanto la prima frase di Nostradamus. Ma poi sai, bisogna anche quando leggi Nostradamus, bisogna tradurre bene quello che dice, sai, perché è un po' difficile. Tu di Nostradamus devi prendere solo la prima frase. Sì. Perché la prima frase è l'input che c'è fra il suo vedere e la sua necessità di descrivere. Sì. Il resto sono le sue soddisfazioni. Sì. Cioè, 27 anni durerà la sua guerra, orrido sangue, bagnerà, eccetera. Sono le sue soddisfazioni. Tu mettiti nei panni di Nostradamus, no? Sì. E mettiti nel 1500. Sì. Arriva... fra virgolette, perché non è l'anticristo, sì. Come può un uomo del 1500 pensare che non ci sia guerra e sangue? Cioè, come può un uomo del 500 pensare a una società laica? Non lo so, guarda, io non sono per Nostradamus. Cui, Nostradamus, tu devi prendere la prima frase, sì. Che ha un certo valore, e tutto il resto è la sua interpretazione. Sì, che poi le interpretazioni che quelli che l'hanno tradotta a modo loro, hai capito? Sì, ma guarda che anche vedere le cose in percezione alterata, cioè spostarsi nel tempo, sì. E non vedi mai le cose per ciò che sono, ma devi tradurle per ciò che ma tu certo, pensi che siano. Altrimenti non arrivi a capire. Esatto. Va bene. Ciao. Io ti lascio, ti faccio i miei complimenti. E io ti saluto. Ti saluto e stammi bene. Ok, ciao, grazie. Ciao. Bene, siamo arrivati allora alla fine della trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. E questa cosetta qua che ho spiegato un attimino all'amico Camillo a proposito di Nostradamus, bene, sarà uno degli argomenti del penultimo dibattito che si terrà a giugno, dove parlerò dei mondi del tempo, ed è abbastanza difficile riuscire a percepirli, però anche quello dell'intento dovrò parlare. Bene, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica a Vicenza. Un'altra cosetta vorrei dirvi prima di lasciarvi, ricordate internet, stiamo caricando centinaia e centinaia di pagine, stiamo facendo del nostro meglio per riuscire a sviluppare il discorso il più largamente possibile. Verrà un giorno, perché chiaramente anch'io devo mangiare e devo vivere, in cui non riuscirò o a essere qui in radio, oppure a caricare pagine in internet, o a continuare con così grande impegno il lavoro che sto facendo. Chiaramente lo continuerò, però coi tempi di uno che impegna il proprio tempo anche per mangiare, visto che noi come pagani politeisti abbiamo sempre sviluppato il nostro discorso in maniera assolutamente gratuita, anzi rimettendoci, però le tasse bisogna pagarle, gli affitti vanno pagati, e i parcheggi vanno pagati, la benzina va pagata, pertanto prima o dopo sarò impegnato anche in questo. Intanto vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che sono Claudio Simeoni.